Una bella e importante esperienza è stata vissuta nei giorni scorsi dagli alunni della scuola secondaria di primo grado di Polla, che hanno potuto calcare il palcoscenico da protagonisti di uno tra i più famosi e prestigiosi teatri al mondo. Lo scorso martedì 18 aprile, infatti, hanno partecipato alla messa in scena del Flauto Magico di Mozart al Teatro San Carlo di Napoli. Ne dà notizia l'Istituto Omnicomprensivo, spiegando che dopo 3 mesi di studio intenso, 152 alunni della secondaria di primo grado di Polla hanno vissuto un'esperienza unica, coinvolti nella messa in scena del Flauto Magico, accompagnati da cantanti professionisti e dall'orchestra Europa in Canto. Gli alunni hanno vissuto l'opera nella totalità dello spazio, si legge nella nota della scuola, superando la visione dello spettatore passivo. All'interno del prestigiosissimo teatro lirico, le zone della platea tematiche hanno condotto i ragazzi e i genitori nel percorso drammaturgico e musicale dell'opera. Oltre che dalla platea, gli alunni di Polla sono stati i protagonisti dell'opera, salendo a turno in palcoscenico come dei veri artisti e seguendo ben 10 arie del grande compositore salisburghese assieme ai cantanti professionisti e diventando parte integrante della messa in scena dello spettacolo. Il tutto con un pubblico davvero speciale, spiegano ancora dalla scuola. Le famiglie infatti hanno potuto assistere allo spettacolo. Gli studenti inoltre hanno eseguito anche 2 brani usando il linguaggio LIS, un momento importante a cui i ragazzi sono arrivati dopo un'intensa preparazione, accompagnati dal maestro Bernardo Tramontano e da tutti i docenti dell'istituto con la loro professionalità, compresi i docenti di sostegno. La professoressa Eugenia Cavallo ha poi guidato gli alunni nella realizzazione dei bellissimi costumi usati per la messa in scena. Soddisfazione anche dall'amministrazione comunale di Polla, che ha espresso i propri complimenti ai ragazzi e ai docenti per la bella iniziativa.